diverso, è un campo difficile, non solo in campo, ma anche il pubblico numerosissimo questa sera si è fatto sentire. Niente, doveva essere una vittoria oggi e l'abbiamo ottenuta con qualche minuto di ritardo per prendere le misure a Oderzo, che è una squadra abbastanza forte. Prime 10 giornate di campionato, cosa è andato in casa Salerno e cosa non è andato, cosa è da migliorare a vostro avviso, perché la squadra campione d'Italia al momento è seconda? Innanzitutto ci tengo a dire che a Conversano secondo me è uscita completamente un'altra squadra, non le mie compagne, non io. Però c'è anche da dire che quest'anno abbiamo fatto un cambio importante, quello del tecnico. E io dico sempre che se si fanno sempre le stesse cose, magari vinci sempre di 10, ma è diverso se migliori con una mentalità europea, del tipo correre sempre per 60 minuti. In Italia non siamo abituati, lui ci vuole imporre anche questo. Magari perdiamo qualche pallone in più, che poi non è vero, magari perdi lo stesso i palloni, però è completamente diverso, complicato da spiegare, figuriamoci a farlo. Adesso la classifica si è un po' spaccata e voi assieme a Conversano siete in fuga e quasi fate un campionato a sé. Beh, nonostante tutte le squadre si siano rinforzate, sapevamo che comunque noi e Conversano abbiamo un roster diverso rispetto agli altri. Ci rivediamo in casa. E diciamo che ci sono scappati un po' troppi tiri dalle ali, sia da parte mia, sia che lasciavamo tanto spazio dalle ali, ma ci siamo preparate bene questa settimana. Sono soddisfatta perché comunque l'ho sentita che abbiamo retto, siamo rimaste in partita e sì, delle piccole defiance, qualche contropiede che potevamo evitare e qualche che potevamo fare in più noi e poi insomma abbiamo capito che ci siamo lì, dobbiamo sistemare tante cose, però siamo soddisfatte, diciamo che si può sempre fare meglio, però siamo abbastanza soddisfatte. Ecco, probabilmente in classifica pesano di più i punti persi la settimana scorsa magari contro Brescia che non quelli persi contro Salerno, contro Conversano. Sì, decisamente, quelli persi contro Brescia e quelli persi in casa di Dossobuono sono quelli che pesano di più poi a lungo andare, man mano che va avanti la classifica. Però questo probabilmente è sintomo anche di una squadra che è debuttante nella massima serie, che è vero che ha un roster importante rispetto a molte delle altre squadre della 1, ma è vero pure che deve prendere consapevolezza dei suoi mezzi. È vero, ci sono delle volte che non vorresti mai che avere uno scivolone, però delle volte capitano, bisogna rimettersi a lavorare di nuovo testa alta, andare avanti e imparare dai propri errori, imparare da partite prese male, anche proprio di concentrazione, di testa, di tante cose. Certo, una squadra magari giovane e che è nuova, pare che sono nuove a questi tipi di incontri, può capitare.